No, ci sono io, nel senso che volevo. Ci sono altri interventi? Bene, allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Cavallone. Grazie Presidente. Intervengo solamente per ribadire il fatto che, come dire, nonostante, come dire, sia un obbligo di legge, è importante dare un segnale, soprattutto in questo momento, per la trasparenza amministrativa di tutti gli atti presenti all'interno delle amministrazioni pubbliche, perché è importante dare un segnale di serietà e di far vedere, e far vedere che le istituzioni e gli enti, e quindi anche gli enti locali sono al servizio del cittadino e appunto introdurre norme e regolamenti in tal senso possono solo aiutare, aiutare la trasparenza e aiutare appunto il sentire, il far sentire il cittadino vicino alle istituzioni e vicino al comune. Sono molto anche soddisfatto del fatto che, come dire, siamo riusciti a. Gli emendamenti del consigliere Lava, che erano tutti di buon senso, siano stati in larga parte accettati dalla Giunta, e quindi, come dire, non c'è nessun motivo per cui non dobbiamo sostenere e votare con convinzione questa delibera. Ripeto, penso sia molto importante che non solo noi, ma anche moltissimi altri comuni, e che ci siano delle leggi che obblighino questo tipo di controlli, questo tipo di trasparenza amministrativa. Sono anche molto contento del fatto che il nostro comune, già da tempo, magari non in maniera così scientifica e come dire regolamentata attraverso un atto, ma comunque nella sostanza facesse già controlli per quanto riguarda il buon funzionamento della macchina, e penso che su questo non abbiamo che da migliorare. E per questo, questa delibera e questo aumento è molto importante. E quindi votiamo con convinzione questo atto.